Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, visto che ogni volta che ho l'eyeliner mi chiedete sempre ma come fai a fare l'eyeliner, eccetera, eccetera, è sempre una cosa molto richiesta perché stendere l'eyeliner in modo perfetto è sempre molto difficile. Quindi, oggi voglio fare questo video sulle cose da fare e le cose da non fare quando si stende l'eyeliner. Se usate una matita, fatele sempre la punta prima di andare a stendere la vostra linea sopra alle ciglia. Perché? Perché se non andate ad usare una matita appuntita, la linea inevitabilmente risulterà troppo grossa, troppo spessa, non sarà perfetta e allungata alla fine, e inevitabilmente avremo quel look da estate e il mio trucco sta colando, cosa che non vogliamo. Quindi anche se siete di fretta, piuttosto perdete 10 secondi in più, fate la punta alla matita e poi vedrete che risultato si nota, la differenza si vede. Altro errore comune è quello di iniziare con l'eyeliner all'inizio dell'occhio, nell'angolo interno, per poi proseguire con una linea che va ininterrottamente dall'inizio alla fine a disegnare la codina. Allora, nemmeno il make-up artist migliore al mondo riuscirebbe a fare una linea di eyeliner perfetta in questo modo. La cosa migliore è sempre andare a creare tre tratti, quindi iniziare da metà, andare fino alla fine, poi da metà portare il tratto verso l'angolo interno e poi come terzo andare a disegnare la codina. Questa è la cosa più facile, fare piccoli tratti sottili alla volta piuttosto che uno unico, altrimenti rischiate di rendere la linea troppo spessa già dall'inizio e dare l'idea di un occhio stanco con una linea troppo spessa. Altro errore molto comune con l'eyeliner, che si vede molto in giro se l'avete notato, è quello di disegnare una codina troppo curva. È vero che l'eyeliner non deve andare dritto e non deve andare verso il basso, ma non deve nemmeno salire con una curva, deve sempre andare con una linea dritta. Quindi se volete essere certe di non disegnarlo troppo verso il basso, la cosa migliore è quella di aiutarsi con un biglietto da visita, con il banco, ma non lo so, basta che sia pulito, e andate a disegnare una linea che va dalla fine dell'occhio e che va verso la fine del sopracciglio. Naturalmente non andate a disegnarla fino alla fine del sopracciglio, ma avete capito quello che intendo, deve essere sempre dritta, mai curva. Altro errore molto comune è quello di tirare la palpebra, tirare l'occhio quando si va a disegnare l'eyeliner. Questo può anche funzionare e vi sembra di avere un eyeliner perfetto, ma uno, a lungo andare a fare questo movimento ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, vi provoca le rughe ed è sicuro, quindi evitiamo almeno anche solo per questo. Ma numero due, non funziona nemmeno per andare a stendere l'eyeliner in modo perfetto, perché una volta che voi togliete il dito, l'eyeliner cambia completamente forma. La cosa migliore è quella di alzare un attimino il viso per andare a stendere la linea. È molto più semplice se ci provate piuttosto che stare dritti. Se alzate il viso è più o meno lo stesso effetto che se andassimo a tirare la palpebra, però senza rughe. Altro errore molto 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 comune, specialmente per chi usa la matita ma non solo, è quello di lasciare la codina con la fine ricurva, cioè non definita, non finisce appuntita e perfetta, ma finisce appunto con là, cioè tutto ad un tratto finisce. La cosa migliore è sempre andare a disegnare una linea che va da spessa, sempre meno 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 spessa, fino a quando finisce con una punta perfetta, mai arrotondata e grossa. E poi ultimo errore, ma anche questo è molto molto comune, è quello di andare ad allungare troppo la codina. Quando facciamo molti errori, per mascherarli andiamo a esagerare e fare una coda che non finisce più e che a volte arriva veramente fino a qua. No, la cosa migliore è quella di, se sbagliate, andate a togliere gli errori con dell'acqua micellare, con dello struccante, ma è meglio tenere la codina più corta possibile, specialmente se siete alle prime armi con l'eyeliner, è meglio non esagerare. Quindi va bene sì per una serata eccetera, un look un pochino più così, con la codina un pochino più lunga, però specialmente per il giorno non esagerate andando a tirare troppo questa codina e farla arrivare quasi alla fine del sopracciglio. È meglio allungarla solo leggermente all'esterno dell'occhio. E niente ragazzi e ragazze, queste sono le cose da fare, le cose da non fare con l'eyeliner. Spero vi sia piaciuto questo video. Voglio chiedervi anche oggi come state, perché l'ultima volta nel video e vi è piaciuto questo, vi ho chiesto come state, volevo sapere qualcosina su di voi, insomma, voi lo chiedete sempre a me, come stai, vedete come va, e io non so mai cosa capita nelle vostre vite. E mi ha colpito un po' perché l'ultima volta, quando vi ho chiesto come state, in tanti mi avete scritto che non state bene, che per un motivo o per l'altro c'è qualcosa che non va, e mi è dispiaciuto molto. Vi prego, vi sono vicina, quindi non
ci sono rimasta un po' così, non lo so, non voglio che i miei follower stiano male, quindi se avete avuto una delusione d'amore o chi se ne frega, ne troverete un altro video molto meglio, quindi vi prego, sono vicina anche chi è in fase di maturità, esami, universitari, eccetera, quindi vi sono vicina, vi voglio bene e niente, ve lo chiedo di nuovo come state, spero meglio questa volta, un bacio e alla prossima, ciao!